Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un click. Visto il successo ottenuto all'interno del mio portale di informazione notizieinunclick.com, la sezione di educazione finanziaria, ho pensato di pubblicare in maniera cadenziata dei video che ne trattano l'argomento. I temi trattati li potete trovare nel libro Lessico finanziario scritto dal professor Beppe Ghisolfi, edito da Aragno. Buona visione! Economia e scuola di Giovanni Vinci Guerra, direttore di Tutto Scuola. Di economia e finanza nelle scuole italiane si è sempre parlato poco, praticamente solo nelle scuole secondarie e superiori, che prevedono l'insegnamento di queste materie. Peraltro gli iscritti ai corsi tecnici economici calano di anno in anno, raggiungendo ormai solo il 10% della popolazione scolastica, quando fino a 15-20 anni fu un terzo degli studenti delle superiori che si iscriveva ai corsi per ragionieri. La proposta di inserire nel nostro paese l'economia in tutte le scuole secondarie e superiori è avanzata già alla fine degli anni 70 dello scorso secolo dall'insigne economista Paolo Silo Salabini, insieme al giurista Stefano Rodotà e al sociologo Alessandro Cavalli e pedagogisti come Clotilde Pontecorve e Raffaele Laporta, rimase circoscritta alla dimensione del dibattito culturale senza produrre effetti sul piano politico e parlamentare. Solo negli anni 90, con la sperimentazione dei programmi predisposti dalla Commissione Brocca, l'economia insieme al diritto fu inserita nell'area nel comune del biennio iniziale dei licei su tutti gli indirizzi tecnici e professionali, a riconoscimento della sua importanza nella formazione generale per tutti gli studenti. Nelle riforme scolastiche succedutesi negli ultimi 20 anni non è stato dato seguito a questa impostazione, se non con l'istituzione dell'opzione economico-sociale del nuovo liceo di scienze umane, che però non supera il 2% degli iscritti totali. Scelta più coraggiosa sarebbe stata quella di istituire un vero e proprio liceo economico-sociale, distaccando l'attuale operazione economico-sociale dal liceo scienze umane. Nel frattempo è cresciuta a livello internazionale soprattutto la grande crisi innescata dal fallimento di Lehman Brothers del 2008, la consapevolezza della necessità di una più ampia e aggiornata cultura economico-finanziaria dei cittadini, a cominciare dalla loro formazione scolastica. Anche le vicende italiane legate alla crisi economica e di alcune banche hanno fatto progressivamente maturare tale consapevolezza. Tutto Scuola da oltre 40 anni è testimone del tempo scolastico e ha puntualmente dato conto di questa problematica anche con proposte d'analisi, sostenendo l'iniziativa meritoriamente assunta a livello governativo e parlamentare con la legge 15 del 17 febbraio 2017. L'articolo 24 bis introduce finalmente le novità in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, accendendo i riflettori su questa problematica anche attraverso un vasto piano di iniziative di sensibilizzazione che troverà nelle scuole il suo più naturale spazio di concretizzazione già a partire dal prossimo anno scolastico. Un primo significativo passo verso la diffusione di una cultura dell'economia tra le nuove generazioni. Ma la strada è ancora lunga. E per oggi noi abbiamo finito, vi ringrazio per l'attenzione e domani parleremo di educazione finanziaria.